Mentre preparavo la recensione che nei prossimi minuti racconteremo, sono rimasto sorpreso da una statistica che ci dice che 6 podisti su 10 soffrono, soprattutto tra i 30 e i 50 anni, di problemi al tendine d'Achille. Quindi oggi sono andato a incontrare Cristina Guzzi, la nostra super fisioterapista e podista, che ci racconterà in dettaglio da dove deriva il problema del tendine d'Achille, come si cura e soprattutto quali sono le accortezze che suggeriamo, per evitare che questo problema si verifichi nel tempo e quali esercizi raccomandiamo. Ci sarebbero una miriade di cose da dire, comunque questi video sono molto apprezzati, quindi sentiamo cosa ci racconta Cristina. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito iscrivetevi al canale perché sarebbe davvero molto gustoso. La tendinopatia del tendine d'Achille si verifica quando questo tendine è sottoposto ad uno sforzo eccessivo. Il tendine d'Achille è il tendine più lungo e più resistente del nostro corpo, che è una caratteristica fondamentale proprio per la sua importante funzione per resistere alle sollecitazioni che quotidianamente si verificano in questa zona. È lungo circa 15 centimetri, ha uno spessore di circa 4 centimetri. Origine a metà del polpaccio, dai muscoli soleo e gastrocnemio, che sono appunto i muscoli posteriori della gamba. Si inserisce nella parte posteriore del calcagno, nella zona del tallone. Pur essendo un tendine molto resistente, spesso va incontro ad uno stato infiammatorio proprio perché è facilmente sollecitato, soprattutto nelle attività che implicano la corsa e i salti. La tendinopatia è caratterizzata da dolore, gonfiore, rigidità e debolezza della muscolatura. La tendinopatia achillea si distingue in tendinite e tendinosi. La tendinite è la fase acuta, quindi la parte iniziale in cui abbiamo la presenza di uno stato infiammatorio. Quando lo stato infiammatorio si cronicizza e si ha una degenerazione a livello delle fibre del tendine, parliamo invece di tendinosi. Questa fase è una fase particolarmente delicata proprio perché si ha il rischio piuttosto elevato di lesione, se non addirittura di rottura del tendine stesso. E questa è una condizione irreversibile in quanto l'unica modalità per poter ritornare ad utilizzare il tendine è quella dell'intervento chirurgico. Il sintomo più comune è il dolore che è localizzato soprattutto nella parte posteriore del tallone e spesso si irradia alla parte inferiore della gamba. Il dolore generalmente si accentua durante il cammino o in tutte quelle attività che implicano maggiormente l'utilizzo del tendine d'Achille, come abbiamo detto, la corsa e i salti. Il dolore generalmente insorge in maniera graduale, è presente soprattutto al risveglio mattutino, post immobilità notturna, per poi scomparire dopo qualche passo. Nella corsa il dolore si presenta soprattutto all'inizio dell'allenamento, per poi ridursi o scomparire completamente durante l'attività e ripresentarsi nuovamente nella fase conclusiva dell'allenamento e soprattutto il giorno successivo. E spesso può portare anche a debolezza muscolare a carico della muscolatura degli soleo e gastrocnemio. È importante fare una diagnosi, soprattutto se il dolore persiste. Questa diagnosi deve essere fatta da un ortopedico, il quale farà una valutazione clinica tenendo conto di alcuni test. Il primo dei quali è il classico test in cui ci si pone in equilibrio sulla gamba operata e ci si mette sulle punte dei piedi. Nel caso in cui il paziente riuscisse, si fa fare lo stesso anche un salto. Da questa valutazione clinica, l'ortopedico proporrà delle indagini strumentali di imaging.
La più importante di queste è l'ecografia, che è fondamentale in quanto può evidenziare lo stato infiammatorio del tendine stesso e soprattutto se ci possono essere delle lesioni o rottura a carico del tendine. Nel caso in cui fosse presente una lesione tendinea, un ulteriore approfondimento potrà essere fatto utilizzando la risonanza magnetica. Durante la corsa lo stress sul tendine di Achille è maggiore, pari circa a 3-5 volte del peso del nostro corpo. Da ciò si può comprendere come il rischio di infiammazione e di dolore in questa zona sia piuttosto elevato. Anche microtraumi continui o infiammazioni non considerate possono portare a addirittura una lesione del tendine stesso, proprio perché c'è una degenerazione delle fibre tendinee. Nel running, una delle cause di infortunio a carico del tendine d'Achille può essere data da un cambiamento della tipologia di allenamento, inteso non solo come incremento dei chilometri, ma anche proprio come aumento piuttosto importante della velocità. Anche le calzature sono importanti e possono incidere sul dolore e sulla sofferenza di questo tendine, in particolar modo se utilizziamo delle calzature particolarmente leggere e poco ammortizzate. Avremo modo di approfondire l'argomento con Massi, il quale ci proporrà delle scarpe adeguate per le varie situazioni. Nel trail running, nella corsa in salita, possiamo vedere un aumento dell'incidenza di infiammazione del tendine d'Achille proprio per l'angolo che viene assunto dal piede in questa posizione, che va proprio a mettere in tensione la muscolatura flessoria sia del polpaccio che del piede. La corsa barefoot è un capitolo a parte, si tratta di una corsa che vuole ritrovare un po' il gesto naturale, però al tempo stesso è molto rischiosa, in quanto se non viene eseguita in maniera corretta porta ad infortuni anche importanti, soprattutto al tendine d'Achille. L'infiammazione può essere data anche da una mancanza di elasticità e soprattutto di debolezza della muscolatura flessoria, non solo della gamba ma anche della coscia. Anche il piede piatto può far aumentare lo stress in questa zona, così pure come il sovrappeso e anche l'utilizzo di alcuni antibiotici come la levofloxacina, che possono incidere e possono portare anche a lesioni quando è già presente uno stato infiammatorio a carico del tendine d'Achille. La tendinite achillea, per concludere, può essere anche una causa di un mancato riscaldamento prima dell'attività sportiva. Quindi è importante partire per un allenamento, soprattutto se si tratta di un allenamento importante, facendo prima un adeguato riscaldamento. Per quel che riguarda i tempi di recupero, nel caso di infiammazione del tendine d'Achille, ovviamente questi sono valutati sulla base di alcuni elementi, quali l'età del paziente, l'attività sportiva che questo svolge, la condizione del tendine prima dell'infiammazione. Generalmente possiamo dire che a seguito di un'infiammazione importante del tendine d'Achille i tempi di recupero non possono essere inferiori ai 3 mesi. Riposo e scarico dall'attività devono essere i primi punti importanti nel momento in cui parliamo di stato infiammatorio del tendine d'Achille. Con il miglioramento della sintomatologia dolorosa avremo invece un lento recupero e un lento reinserimento di esercizi per poi arrivare all'attività sportiva. Di solito è possibile curare la tendinopatia achillea con dei rimedi semplici, ma se questi non bastano è importante l'utilizzo di terapie anche strumentali. Spesso viene consigliato il protocollo RISE, che è il protocollo inglese utilizzato come forma di prima terapia
per problematiche a carico di muscoli e di tendini. R sta come riposo, quindi astensione dall'attività sportiva. Ice sta per ghiaccio, che dovrà essere applicato per 10-15 minuti più volte al giorno, considerando una pausa di almeno 2 ore. E questo può aiutare sia a ridurre l'infiammazione che anche il gonfiore. C sta per compressione in questo caso verrà utilizzato un bendaggio funzionale. E sta per elevazione, in questo caso si consiglia soprattutto di notte di tenere sollevato l'arto dolente per favorire il ritorno venoso e linfatico e quindi per ridurre il gonfiore. Se la sintomatologia infiammatoria è importante e non si risolve, possiamo proporre fisioterapia e terapia manuale, che è molto importante, proprio anche banalmente il semplice massaggio del tendine stesso, tecar e onde d'urto per agire sull'infiammazione, l'utilizzo di scarpe morbide, eventualmente introducendo anche dei plantari. In alcuni casi si fanno anche delle infiltrazioni di cortisone, anche se questa tecnica è un po' controversa, in quanto i farmaci spesso portano ad un indebolimento delle fibre tendine, quindi se da una parte riduce il dolore, dall'altro c'è il rischio maggiore di lesione. Può essere proposto anche il PRP, che è la medicina rigenerativa che utilizza le cellule staminali monoclonali del sangue. Possono essere indicati dei farmaci FANS come ibuprofene e chetoprofene. Altro elemento da consigliare è lo stretching, del quale parleremo poi approfonditamente quando faremo la proposta dei nostri esercizi. Per concludere questo video, se dovessi proporvi un esercizio importante anche come prevenzione della tendinopatia achillea, vi consiglierei il calf raise. A questo punto direi ci vediamo nel prossimo video in cui vi racconterò del calf raise e anche di altri esercizi proponibili per la problematica in oggetto.